Anna Amati, sua figlia Giovanna è da un mese nelle mani dei banditi. Qual è la vostra situazione? La nostra situazione è delle più gravi. È delle più gravi come tutti i genitori che sono in queste condizioni. Personalmente io voglio farmi forza, perché il mio dolore non lo posso dividere con nessuno, con niente, con nessuno. Ha avuto contatti con i rapitori? Ha notizie di Giovanna? No, quello che è passato per le mie mani è stato esclusivamente un pezzettino di carta con una frase diretta a me e con la firma di mia figlia. E non ho saputo più niente da 25 giorni, no, da 25 giorni e dal 25. Signora, che cosa ha imparato in questi 30 giorni, 32 giorni di dramma? Ho imparato che esiste questa realtà spaventosa. Ho imparato ad avere ancora più coraggio per affrontarla e ogni giorno di più. Ho imparato la serenità, contare il tempo, aspettare, confidare in Dio, anche nella rassegnazione. Non l'ho mai abbandonato. E che Giovanna lo sa. Giovanna lo sa che le madri non abbandonano mai le loro figlie. E che non l'abbandonerò mai. Perché se sono qui è per dire a Giovanna che lotto per lei.